noto, adorato, eccetera, nasce nella forma in cui ancora lo vediamo nel 447 avanti Cristo e si conclude attraverso varie vicende alquanto dopo, nel 432. Però, come diremo presto, in realtà esiste da molto prima ed è forse la posta in gioco più emblematica del conflitto politico e sociale nella città di Atene, nell'Attica. Gli anni ai quali ho fatto riferimento sono gli anni del predominio ormai incontrastato dello statista per eccellenza di Pericle, che è un aristocratico, una grande famiglia, ma che capeggia il regime democratico. Ora, è importante avere un quadro preciso delle date entro cui si colloca questa vicenda, che è al tempo stesso artistica, architettonica, economica e politica. Ma diciamo, Atene è al centro di un impero che nasce attraverso una spontanea mobilitazione degli isolani, degli abitanti delle isole dell'Egeo, nel 478. Lega paritaria. La figura che domina dopo le grandi vittorie sui persiani è Cimone, figlio di Milziade, il grande vincitore della battaglia di Maratona nel 490. Cimone è un ricchissimo signore, si potrebbe dire in stile tirannico, conduce la sua esistenza, grande generale, grande ricchezza, grande prestigio, vittorie militari, e la più importante delle quali è certamente quella del 467 all'Eurimedonte. Come mai questa battaglia navale così lontano dal territorio dell'Attica? Perché Cimone incarna una visione ancora vivente per molto tempo dopo la vittoria sui persiani: liberare i greci d'Asia. Quindi incarna una visione panellenica, amicizia con Sparta, e il promotore di una rinascita del Partenone che già era stato avviato quasi certamente dai tiranni, dai figli di Pisistrato. Quindi cominciamo ad entrare nella storia di questo monumento e capiamo che comincia molto prima e finisce molto dopo. Il luogo dove si colloca questo monumento va visto nel suo insieme. Questo è un disegno che rende abbastanza bene la collocazione enfatica. L'Acropoli è il cuore della città. Vi si accede attraverso delle porte che sono sorvegliate. Ai piedi dell'Acropoli c'è il teatro, il grande teatro in cui si svolgono gli agoni comici, tragici, con un rituale pubblico importantissimo. Si sale per molte scale e si approda alla vetta dell'Acropoli, che come si può capire è una piccola città fortificata all'interno della città, e in vetta c'è il Partenone. Quindi questo tempio dedicato a Atena, Partenos, la dea protettrice di Atene, raffigurata da una statua che sta dentro la cella all'interno del Partenone, la vedremo dopo, questo emblematico oggetto è già nei disegni artistico-politici dei tiranni. Tiranni è una parola malvista, non mi voglio fermare sul valore originario non negativo di questo termine. Pisistrato regna, governa per molti anni, i suoi figli ancora per oltre un decennio dopo la sua morte, e conducono una grande politica edilizia, artistica, di prestigio, di cui il Partenone è, lo capiamo da molti indizi, un punto centrale. Cimone riprende questa tradizione e quasi certamente
promuove la costruzione, l'incremento di questo edificio dopo la grande vittoria sui persiani nel 467, di cui abbiamo detto prima, al fiume Eurimedonte. Però comincia a quel punto anche il declino della sua stella politica. Abbiamo delle fonti particolarmente ricche su questa tematica, ma la più significativa in certo senso è molto tardiva, perché si tratta di Plutarco, cioè di uno scrittore che vive all'inizio del regno di Traiano, quindi siamo a fine primo secolo, inizio secondo dopo Cristo, 6-7 secoli di distanza rispetto ai fatti che racconta, e tuttavia ha una tale dovizia di fonti d'epoca, a noi ormai non più note ma da lui utilizzate, per cui i suoi racconti sono pregnanti, sono talvolta addirittura la eco di discussioni, di conflitti ravvicinatissimi, addirittura dei tempi, degli anni in cui quei conflitti si svolgevano. Bene, Plutarco descrive in maniera efficace la polarità tra i due leader, che sono anche i due promotori del Partenone, e cioè Cimone e Pericle. Racconta Plutarco, con pagine molto note, che mentre Cimone era talmente ricco che alla maniera dei tiranni concedeva l'accesso, per esempio, ai suoi giardini perché il pubblico si servisse della frutta, si cibasse a sue spese, invitava al suo desco tutti, o quelli che volevano, gli adepti della sua tribù, quindi metteva della sua ricchezza per fondare la propria popolarità, mentre Cimone ha questo stile, ripeto, tirannico, Pericle non è in grado, appartiene a una grande famiglia degli Alcmeonidi, che è stata amica dei tiranni e poi nemica, che ha invocato Sparta per cacciarli, quindi ha un rapporto conflittuale con la famiglia dei Pisistratidi, ed è stata molto meno patriottica che non la famiglia di Milziade e Cimone al tempo delle guerre persiane. Pericle però ha un'escogitazione, potremmo dire, modernissima: creare una struttura, potremmo dire, di stato sociale nella Atene del suo tempo, per contrapporre alla ricchezza personale di Cimone una ricchezza utilizzata collettivamente attraverso le finanze dello Stato, attraverso una grande politica di lavori pubblici. E la descrizione di questa ventata, di questa ondata straordinaria di lavori pubblici, è in una pagina celebre della vita di Pericle e di Plutarco, laddove racconta nel dettaglio le basi materiali di questa politica pubblica. C'era il materiale da usare: pietra, bronzo, avorio, oro, legno. C'erano gli artigiani per lavorare tutto questo materiale, i carpentieri, modellatori, fabbri, scalpellini, doratori, artigiani d'avorio, pittori, intagliatori. C'erano quelli che importavano la materia prima, e quindi marinai, piloti, la flotta, conducenti, tessitori, cuoiai. In sostanza, dice Plutarco, descrivendo questa gigantesca officina di lavori pubblici che Pericle mette in moto, è come se si trattasse di un esercito. Ogni arte radunava sotto di sé, come un generale il proprio esercito, la massa dei manovali e dei lavoratori non specializzati. Le diverse necessità di lavoro distribuivano e diffondevano il benessere in tutta la popolazione, tra persone di ogni età e di ogni ceto sociale. Ecco, questo è il quadro dentro cui si produce una vera e propria rivoluzione politica, e l'anno cruciale è il 462, 5 anni dopo l'Eurimedonte. Cimone è impegnato, su richiesta di Sparta,
con una consistente massa di opliti, in una guerra lontana nel Peloponneso, nella Messenia, si sono ribellati gli schiavi della Messenia, Sparta è in pericolo, chiede aiuto ad Atene, a suo tempo ha aiutato gli ateniesi a cacciare i tiranni, e Cimone, che è filo spartano, ha un figlio che si chiama Lacedaimonios, Lacedemone, quindi in omaggio, diciamo, a queste sue amicizie profonde, Cimone è impegnato in questa campagna lontana. Ad Atene avviene un rivolgimento politico epocale a iniziativa di due personaggi, uno dei quali è Pericle, ancora giovane, diciamo così, o quasi, era ormai più che quarantenne in realtà, e l'altro è Efialte, più anziano di lui, leader popolare indiscusso. In assenza di Cimone e della massa degli opliti che sono impegnati nella Messenia, i due fanno passare all'assemblea e quindi trasformano in legge il trapasso di molti poteri dal potentissimo tribunale areopagitico ai tribunali popolari, alla bulè e all'assemblea. Cioè, il potere passa da una oligarchia di cooptazione, come è il tribunale areopagitico, il cui potere si era accresciuto dopo le guerre persiane, ai tre organi tipici della democrazia ateniese, che sono i tribunali popolari, il consiglio dei 500 scelti a sorte e l'assemblea di tutti i cittadini che hanno voglia di andare all'assemblea. Il trapasso di questi poteri cambia la politica di Atene. Pericle è a quel punto il dominatore della scena. Efialte viene ucciso in situazioni oscure, qualcuno ritenne di sapere chi fosse l'assassino, ma autori importanti come Antifonte, che era un coetaneo di Pericle, dicono che non si è mai saputo chi fosse, tipico assassinio politico del quale non si viene mai a capo. Pericle resta unico dominatore della scena e per prima cosa mette in moto un meccanismo di ostracismo nei confronti di Cimone. E l'ostracismo è un meccanismo tipico della, insomma, democrazia post-cristenica, serve ad allontanare preventivamente dalla politica elementi che possono essere pericolosi, aspiranti a un potere eccessivo, ai pieni poteri, si potrebbe dire. Si vota, l'Assemblea Popolare decide attraverso l'ostracon sul quale si mette il nome della persona da allontanare, questa persona per 10 anni si allontana. Questo è un meccanismo che ha fatto molto discutere sulla sua legittimità o meno, ma indubbiamente è la macchina antitirannica dentro la democrazia ateniese. Cimone viene allontanato per 10 anni. Pericle resta padrone assoluto e intraprende un'avventura militare per gareggiare in sostanza con le grandi vittorie militari di Cimone. Cimone aveva proseguito la guerra contro i persiani in terra persiana, mentre invece Pericle profitta dell'insurrezione dell'Egitto contro l'impero persiano. L'Egitto è parte dell'impero persiano, è stato conquistato ai tempi di Cambise, la rivolta di Inaro. Pericle investe in questa impresa una grande armata, un conflitto che dura anni, dal 460 al 454, 6 anni, e però questo conflitto si conclude con un disastro militare spaventoso. Tucidide, che è un ammiratore di Pericle, ne parla nel primo libro della sua opera e in certo senso ridimensiona l'enormità della disfatta. Quel momento critico, 454, è anche un momento nel quale avviene qualcosa che segnerà la storia ateniese e greca di tutto il mezzo secolo seguente: il trasferimento del tesoro della Lega d'Elio Attica, che poi è più giusto ormai chiamare impero ateniese, dall'isola di Delo al Partenone. Quindi il Partenone, la cella del Partenone,
che è all'interno dell'edificio e racchiude con delle porte particolarmente protette, così come protetto è l'ingresso dell'Acropoli in basso, il tesoro della Lega e la statua enorme, alta 13-15 metri, di Atena, Promacos e Partenos. Partenos perché è vergine, Promacos perché protegge la città ed è armata, armatissima, accanto a sé un enorme scudo che ormai non c'è più, ma ne abbiamo le descrizioni. Il trasferimento del tesoro dall'isola di Delo alla città di Atene e in particolare all'Acropoli, in particolare al Partenone, sta a significare che c'è qualcuno più uguale degli altri, che cioè la Lega è in realtà un impero al centro del quale c'è una città dominante che gli avversari chiamavano la città tiranna, e tra gli avversari c'erano anche degli ateniesi molto critici rispetto alla politica imperiale. Dal 454, che è l'anno di svolta praticamente nella storia di questa città e della sua politica, l'impero diventa oppressivo, la città diventa il luogo del consenso al governo Pericleo. La grande politica di edifici, di urbanistica rinnovata, di luoghi di culto, di mobilitazione massiccia delle maestranze e anche di un sussidio popolare, circa 20.000 cittadini in un modo o nell'altro ottengono un sussidio, quindi stato sociale al massimo. Ecco, questo avviene a ridosso del 454 e ha il suo punto più alto, e anche simbolicamente più alto, nel ripresa e completamento del Partenone. Dicevo ripresa e completamento perché l'edificio, come era stato pensato dagli architetti, vari architetti si sono succeduti, era più piccolo. Callicrate è certamente l'architetto che si era posto al servizio di Cimone quando Cimone aveva dato inizio alla costruzione di questo edificio. Erano 16 colonne sui lati lunghi e 6 sui due frontoni. Invece ora diventano 8 sui frontoni e 17 sui lati lunghi, quindi c'è una dilatazione dell'edificio e al tempo stesso una cura particolare non solo per la cella ma anche per l'ornamento di tutto questo edificio, che diventa un edificio parlante. Potremmo dire che c'è una sapiente organizzazione narrativa. Mi spiego meglio. I due frontoni racchiudevano, direi che ben poco si vede, comunque se torniamo all'immagine precedente si intravede il frontone nel quale c'erano le statue, per esempio, di Atena e Posidone che si combattono per possedere Atene. Atene è diventata la città, Atenai è un plurale del nome di Atena, della Dea, è diventata la città della Dea perché la Dea miticamente ha sconfitto Posidone. Posidone quindi è una divinità rispetto alla quale Atene ha un problema. Atene diventa una grande potenza marittima, Posidone è il dio del mare, quindi anche questo diventa un elemento conflittuale ma anche molto suggestivo. Atena è lì dentro e lì dentro ci sono i talenti. Come affluiscono questi talenti? Migliaia di talenti affluiscono attraverso il tributo. La grande novità dopo il 454 è che gli alleati non hanno l'obbligo magari di fornire delle navi alla flotta della Lega in caso di guerra, ma si risparmiano di fornire navi e pagano un tributo, il foros. Questo tributo in talenti è graduato secondo l'entità delle città alleate, può essere enorme per Lesbo, Chio, Samo, che sono i tre grandi alleati di Atene, che magari talvolta si ribellano e Atene fa una spedizione punitiva
il caso di Samo dura addirittura 2 anni, ma poi ci sono le isole più piccole, la famosa isola di Melo, che a un certo punto fuoriesce dalla Lega, pagava pochissimi talenti. Tutti questi talenti affluiscono nel tesoro che è racchiuso lì dentro, con la clausola che ci sono 1000 talenti che non si debbono toccare mai, il tesoro che deve essere comunque custodito, un principio anche moderno, quello secondo cui c'è una grande risorsa la cui origine è imperiale, però poi c'è un tesoretto che non va toccato perché la città deve avere questa certezza. In questo complesso quadro conta molto il monumento parlante, e parla in 2 modi. Le metope intorno al tempio, al di sopra potremmo dire delle... no, pardon. Ecco, questa è una metopa, sono i cavalieri, ma torniamo indietro. Ecco, le metope erano, perché non ci sono più, intorno al colonnato, in cima al colonnato, mentre invece la cella è fornita di un fregio. Le metope sono staccate l'una dall'altra, sono altrettanti quadri, diciamo così. Il fregio è una narrazione continua. Perché dicevo parlante? Perché rispecchia sia la serie delle metope, la narrazione delle metope, sia il fregio, una precisa ideologia, una precisa indicazione di valori. E questo, potrei dire, è l'elemento che mette in relazione il monumento con la politica periclea, cioè con la immagine che Pericle intende dare della città. È un tema che è stato studiato, questo, il fregio del Partenone, il fregio della cella del Partenone, racconta, potremmo dire, di valori aristocratici. Quei cavalieri che abbiamo prima visto sembrano, per così dire, una innocente illustrazione molto riuscita. In realtà i cavalieri sono un corpo militare di 1200 combattenti, un corpo di élite, che è ricavato, viene fuori dal ceto dei cavalieri, che è un ceto che si designa attraverso una risorsa economica precisa. Le classi sociali ad Atene si identificano attraverso le loro risorse economiche. In alto ci sono i pentacosiomedimni, poi subito sotto i cavalieri, poi gli zeugiti, poi i teti. I cavalieri sono molto in alto e sono un anticorpo rispetto alla democrazia ateniese. Di fatto poi non hanno praticamente mai combattuto una vera e propria battaglia per la città. Sono un corpo di élite che si recluta attraverso le famiglie in grado di fornire poi tutta l'armatura, eccetera. E quando ci sono crisi politiche nella città, almeno 2 volte questo è accaduto in modo drammatico, nell'anno 411 e poi ancora nel momento della resa di fronte a Sparta nel 404, i cavalieri stanno dalla parte dell'oligarchia, cioè se si abbatte il regime democratico loro ci sono, sono i promotori, i sostenitori dell'abbattimento della democrazia. Non combattono col nemico, ma combattono dentro la città, svolgono dentro la città un ruolo profondamente ostile al regime democratico. Regime democratico che si fonda su quel meccanismo di Stato sociale che abbiamo prima ricordato. Esempio celebre e anche molto significativo dal punto di vista artistico, i cavalieri, la commedia di Aristofane, Ippes, cavalieri, 424, Pericle è morto da 6 anni, sono idolatrati da un autore ostile alla democrazia come Aristofane, che opera per conto
di gruppi sociali ostili alla democrazia, e sono i cavalieri i nemici del nuovo leader politico della democrazia ateniese, cioè Cleone. Tutta la commedia è costruita sul conflitto vincente dei cavalieri contro il capo della democrazia, che in realtà è ancora vivo mentre la commedia va in scena, anzi viene rieletto stratego proprio mentre si svolgono quegli agoni comici. Addirittura sembra, è abbastanza ben documentata questa notizia, che dei cavalieri veri e propri, cioè 12, 24, i due semicori che hanno costituito il coro e parlato, recitato la parabasi dei cavalieri, fossero dei veri cavalieri, cioè non degli attori travestiti da, ma dei cavalieri. Infatti Aristofane fa dire a uno di loro, al Corifeo, solo per lui, cioè solo per Aristofane, abbiamo accettato di fare questa parte, per altri non l'avremmo fatto. Quindi c'è un legame profondo, e quella è la commedia più ferocemente ostile al regime democratico. Addirittura bersaglia non soltanto il leader suo principale, ma anche il linguaggio politico, la falsità intrinseca del linguaggio politico assembleare. Questi sono i cavalieri. Allora, tutta questa profusione di cavalieri nel fregio della cella è piuttosto singolare. Colpisce tanto più perché è nella parte più preziosa e interna. Vediamo però gli altri pezzi di questo monumento parlante. Quelli, abbiamo detto, delle metope sono esterni, si vedono dall'esterno, si vedevano, poi diremo poi alla fine come mai non ci sono più. E all'esterno queste metope raccontano la Mazzonomachia, cioè la guerra mitica delle Amazzoni contro Atene, ovviamente vinta da Atene, la Gigantomachia, la presa di Troia, Iliu Persis, cioè dei motivi, potremmo dire, che noi ritroviamo in quei pochi epitafi o discorsi in onore dei caduti che ci sono giunti. Apriamo una piccola parentesi su questo punto. L'epitafio è un comizio che ha una forte caratteristica di educazione civica collettiva. Tucidide racconta come si organizza la cerimonia. Cerimonia che fra l'altro avviene in concomitanza con le grandi Dionisie, quando migliaia e migliaia di spettatori si aspettano di vedere gli agoni tragici. La città sceglie un politico eminente al quale viene dato l'incarico di esaltare il coraggio e commemorare i caduti di quell'anno. Uno si potrebbe chiedere come mai tutti gli anni, ma di fatto è così, cioè nella storia ateniese in particolare noi l'abbiamo lasciata alla sconfitta in Egitto, l'abbiamo in ripresa con le date del Partenone, ma potremmo dire che mentre si svolge il lungo lavoro intorno al Partenone tra il 447 e il 432, Atene è investita da conflitti, la cosiddetta prima guerra peloponnesiaca, allorché si trova dinanzi alla ribellione dell'Eubea, alla perdita della Beozia e all'invasione spartana. Quindi Pericle in quel momento, nel 445-44, si trova in una situazione difficilissima dalla quale emerge una volta tanto militarmente, ottenendo una pace trentennale. Quindi morti ci sono tutti gli anni. Poi durante la lunghissima guerra con Sparta la cosa è anche più ovvia. Potremmo dire nel linguaggio, nel lessico ateniese, la pace, che è un'eccezione, si chiama spondai, cioè tregua. Quindi la pace è considerata qualcosa di provvisorio. Quindi questo oratore parla e spiega alla città i suoi valori, racconta alla città le sue vittorie. Noi abbiamo alcuni testi
A rigore potremmo dire è strano, perché una cerimonia che si svolgeva tutti gli anni, ci aspetteremmo un gruppo consistente di testi, di epitafi, e invece stranamente ne abbiamo uno inventato in parte da Tucidide, che fa parlare Pericle nel primo anno di guerra, 431-30. Si discute in che misura è fedele o meno a quello che Pericle veramente disse, ma comunque si legge dentro un'opera storica, storiografica. Poi ne abbiamo un altro attribuito ad un oratore che non era un ateniese, si chiamava Lisia, era figlio di un ricco siciliano che viveva ad Atene, quindi era un meteco, quindi l'avrà scritto per un altro, per un politico, o è un'esercitazione oratoria, non sappiamo. Certo, è un lungo epitafio databile al 394-93, quindi alcuni anni dopo. E poi ne abbiamo ancora un altro dentro il corpus dei 61 discorsi di Demostene. Sarebbe l'epitafio che Demostene stesso ha recitato, pronunciato, dopo la sconfitta di Cheronea, da lui medesimo causata, 338. Quindi, come vedete, c'è un secolo, dal 430 di Pericle al 338 di Demostene. Molti pensano che questo in realtà non sia di Demostene, ma che sia un discorso diciamo nato successivamente da uno che ha preso pezzi di discorsi demostenici e l'ha messo insieme. Non discuteremo questo problema. Però su un secolo, tre testi soltanto, di cui uno sicuramente storiografico, significa una cosa molto semplice, che questi discorsi erano ripetitivi, grandi o meno grandi politici venivano incaricati di pronunciarli, ma i temi erano quelli. Nel caso del Pericle Tucidideo noi notiamo e apprezziamo una originalità di pensiero e apprezziamo anche un elemento che viene in taglio per il nostro discorso. Abbiamo detto sulle metope c'è la guerra con le Amazzoni, c'è la gigantomachia, c'è la guerra di Troia. Nella guerra di Troia Atene in realtà ha un ruolo molto marginale e probabilmente è un'aggiunta tardiva il fatto che ci fossero anche degli ateniesi che andarono a combattere per conquistare Troia. Comunque anche quella veniva inclusa tra le glorie del passato. L'oratore che pronuncia l'epitafio deve innanzitutto ricordare le grandi vittorie della città. Ed è curioso che si spingano così indietro in un tempo praticamente mitico, come per esempio la conquista di Troia, che fu un fatto storico, ma insomma nelle nebbie di una tradizione essenzialmente poetica. Per non parlare delle Amazzoni, sulla cui esistenza e sulla cui guerra con Atene si potrebbero elevare dei dubbi sostanziali. Non molto di più si vantava, naturalmente le guerre persiane, questo va da sé, la guerra contro Troia e la sua conquista veniva fatta slittare dal punto di vista diciamo così ideologico sulle guerre persiane, perché il nemico a rigore era lo stesso, quello contro cui la grande armata capeggiata da Agamennone si era mossa, e quello che aveva tentato di invadere l'Attica due volte ed era stato due volte sconfitto. Quindi quella Iliu Persi, la conquista di Troia, raffigurata, era un'allusione anche alla vittoria sui persiani. I giganti li lasciamo perdere, le Amazzoni abbiamo già detto. Negli epitafi che abbiamo dei tre, due, quello di Lisia e quello di Demostene, esaltano per l'appunto quelle vittorie lì. Il Pericle Tucidideo invece, almeno nel testo che Tucidide ci ha lasciato dentro la sua opera, finemente glissa e dice: io non starò a raccontare quello che tutti sanno, non devo, dice lui, ma cregorein, sproloquiare en eidosine, tra gente che già è informata. Quindi tralascia con un cenno veloce una parte topica, quella appunto dell'esaltazione delle grandi vittorie, e invece investe un grande spazio del suo discorso sui valori politici. E quindi il nostro sistema politico, il nostro modello politico diverso da tutti gli altri, il rispetto delle leggi.
Questo è il nucleo, potremmo dire, concettuale della prima parte dell'Epitafio Pericleo, che si ritrova nel fregio interno, quello della cella. Perché nel fregio della cella, a parte l'omaggio ai cavalieri, di cui abbiamo detto abbondantemente, c'è larghissima parte di questo fregio, che era di 160 metri nella sua interezza, anche quello non più conservato, larghissimo spazio era dedicato alle immagini dei magistrati, i magistrati che dialogano tra loro, la loro sfilata, i giudici, quindi le autorità della città, i cavalieri più questo elemento che allude in maniera esplicita a un concetto che Pericle svolge nell'epitafio che Tucidide gli attribuisce. Da noi è vero che il regime si potrebbe definire con la parola democratia, però, c'è una tournure particolarmente forte, però da noi vige il rispetto nei confronti di coloro che volta a volta governano, o i aei archontes, quelli che via via, anno dopo anno, governano, e delle leggi, non soltanto di quelle che sono a difesa dei diritti di tutti i cittadini, ma anche di quelle leggi che non sono scritte, ma la cui violazione comporta infamia, vergogna universalmente riconosciuta come tale. Questo è il nucleo dell'epitafio nella parte politica e, come si vede, è la parola di un aristocratico che cerca di spiegare perché ha accettato il regime democratico, per cui prende le distanze dalla parola democratia. Lui dice: il termine che si adopera è quello, ma c'è il vincolo della legge, che vale per tutti. Se uno pensa alla pratica dei tribunali popolari ateniesi, si chiede cosa sta mai dicendo Pericle in questa prima parte dell'epitafio, perché tutto si potrebbe dire tranne che viga il dominio della legge, vige un dominio in realtà di classe. I tribunali popolari combattono una battaglia costante e capillare contro i detentori della ricchezza. Il fregio della cella rispecchia nella sua interezza i pensieri dell'epitafio Pericleo. Le metope esterne rispecchiano i valori popolari, cioè quelli che di solito si trovano negli epitafi, ma su cui il Pericle Tucidideo glissa dicendo: non ne parlo perché tanto lo sapete, siete informati. Questo elemento, il nesso fortissimo tra Fidia e i suoi lavoratori che hanno dato vita a tutto questo e pensiero politico di Pericle, è il nucleo intorno al quale dobbiamo ora brevemente soffermarci. Il nesso, ripeto, tra Pericle e Fidia. Di Fidia sappiamo molto. Fidia naturalmente campeggia in tutte le storie dell'arte greca. Si potrebbe dire che noi abbiamo, ma questo forse è anche superfluo ricordarlo, noi abbiamo una percezione lievemente esclamativa, estatica, ed è un bene, perché certamente siamo di fronte a opere di grande perfezione formale, ma non dobbiamo mai dimenticare che questa realtà è una realtà, come Plutarco dice molto efficacemente con quell'elenco di mestieri da cui abbiamo preso le mosse, una realtà artigianale. Cioè, sono grandi, grandissimi artigiani che imparano il mestiere andando a bottega presso artigiani già evoluti, già molto più abili di loro. Fidia è il leader di tutto questo ed è anche al tempo stesso l'interprete di ciò che Pericle intende trasmettere attraverso questo monumento emblematico ed economicamente fondamentale, come abbiamo ricordato, perché lì dentro c'è il tesoro della Lega,
di fatto lo strumento per fare la guerra. Ora, accade che noi abbiamo intorno alla vicenda di Fidia e del suo rapporto con Pericle molte informazioni, essenzialmente da due fonti. La più importante è ancora una volta Plutarco, sempre nella vita di Pericle. Potremmo dire che non è una vita lunghissima dal punto di vista del racconto plutarcheo, è la parte dedicata alle opere pubbliche, Partenone, Fidia, processi contro Fidia, è preponderante all'interno di quella biografia plutarchea. E questo è molto significativo perché evidentemente Plutarco ha la percezione di quanto fosse importante il nesso fra questi due uomini. Poi abbiamo anche altre fonti meno interessanti dal punto di vista, diciamo così, interpretativo, ma molto interessanti dal punto di vista fattuale. Pausania, viaggiatore che descrive la Grecia nel pieno secondo secolo dopo Cristo, secolo del quale abbiamo tante opere per nostra fortuna, e descrive in particolare l'Acropoli, quindi nel suo linguaggio non sempre chiarissimo è per noi una sorta di guida turistica d'epoca. Naturalmente descrive quello che esisteva nel secondo secolo, sei secoli dopo i fatti. Fidia è bersagliato più volte. In realtà quello che forse è giusto ricordare quando si parla di questi personaggi di questi anni è che il governo di Pericle, che dura moltissimo tempo e che vede anche una situazione, potremmo dire, ai limiti. Egli è stratego tutti gli anni, rieletto tutti gli anni, il che vuol dire che ha una presa sull'elettorato, perché gli strateghi vengono eletti, ciascuno nella sua tribù, d'accordo, però deve fare una campagna elettorale per vincere. Quindi stratego tutti gli anni e anche epistates. Epistates vuol dire che è il sorvegliante sul lavoro, sulle opere pubbliche, tutti gli anni. Controlla i conti e noi abbiamo una larghissima documentazione epigrafica dei conti anno per anno fatti relativi a quei lavori pubblici e in particolare il Partenone e in particolare la costosissima statua di Atena Partenos, di oro e di avorio, altissima, con questo scudo enorme, istoriato, e vedremo come. Perché viene attaccato? Perché nonostante il potere c'è una fronda costante, i comici si fanno interpreti di questa fronda. Noi abbiamo Aristofane che è un ragazzo quando comincia la sua attività, 426, Pericle è già morto. Ma già negli Acarnesi, gli Acarnesi del 425, la prima delle commedie sue che abbiamo per intero, tira fuori la storia di Pericle colpevole di aver fatto scoppiare una guerra assurda e lunghissima, la guerra contro Sparta. Quindi questo giovanotto si fa eco, portatore di un tipo di critiche che Pericle vivente ha subito in modo costante. Cratino, il grande commediografo della generazione precedente ad Aristofane, non solo insulta Aspasia, la donna amata da Pericle e forse anche guida di lui intellettualmente, Aspasia era di Mileto, non era ateniese. Cratino aggredisce Pericle più volte, direttamente, fra l'altro deridendo il fatto che questi lavori pubblici durano in eterno, cioè, si tirano in lungo. In realtà è vero che, nonostante Plutarco dica prodigiosa velocità nel cambiare la faccia della città, in realtà questi lavori durano moltissimo perché sono un veicolo dello stato sociale, servono a dare il salario a tantissima gente. Ecco perché vanno avanti, crescono su se stessi. L'uomo che rende possibile questo è Fidia in quanto direttore dei lavori, e l'uomo che avalla tutto questo sul piano dei conti pubblici è Pericle nella sua veste non di stratego ma di epistates.
Ecco perché diventano entrambi il bersaglio. E altri comici addirittura insultano Pericle direttamente come tiranno, deponi la tirannide, gli viene detto dalla scena comica, che ovviamente è un attacco politico formidabile. Però Pericle è anche l'incorruttibile. Tucidide, un suo ammiratore, dice che la sua vera forza, si è chiesto perché quest'uomo avesse tanta presa sulla sua città, era un eupatride, era un aristocratico, non era un popolano. Cleone era del ceto dei cavalieri, quindi era anche lui abbastanza in alto, ma non era come Pericle un eupatride. E come si spiega questa presa? Dice Tucidide perché aveva due caratteristiche. Uno, l'incorruttibilità. Non era comprabile. Era un politico rispetto al quale la corruzione, l'assoldare il politico attraverso il denaro, non funzionava. Adorotatos, proprio, rifiuta i doni. E l'altra ragione, dice lui, vera o non vera, ma lo dobbiamo soppesare questo pensiero, è un'oratoria costantemente controcorrente. Cioè non è l'adulatore del suo uditorio, l'adulatore dell'assemblea, è uno che sferza l'assemblea. Queste sono le due ragioni, dice Tucidide, del suo grande prestigio. L'incorruttibilità ovviamente è un dato che può essere documentato, che i contemporanei potevano documentare. Quindi l'attacco contro di lui e Fidia sul piano della corruzione si rivolge su Fidia. E gli attacchi rivolti a lui sono pilotati. C'è un lavoratore dell'equipe che lavorava appunto intorno al Partenone, si chiamava Menone, non era un ateniese. A un certo punto quest'uomo chiede di poter dire la verità davanti a dei giudici e denuncia Fidia per essersi, Fidia, impadronito di una quantità più o meno rilevante dell'oro e dell'avorio che erano la materia prima con cui veniva ornata la statua di Atena Parthenos. La statua ha un suo corpo che forse è giusto vedere, credo che sia visibile, è una ricostruzione naturalmente questa, moderna, una copia. Ma la struttura è adornata con oro e avorio che la rende preziosa dal punto di vista economico. Si sarebbe appropriato nel dirigere questi lavori di una parte dell'oro e dell'avorio. Pericle lo difende e lo difende, secondo quello che racconta anche in questo caso il bravo Plutarco, con un metodo oggettivo. E cioè le quantità di oro e avorio investite sono note, l'Epistates le conosce benissimo perché è il suo campo, il suo compito. Fa staccare l'oro e l'avorio dalla statua, li fa pesare e dimostra oggettivamente che nulla è stato sottratto. Quindi questo primo attacco contro Fidia fallisce. Fidia però potrebbe aver compiuto un gesto, potremmo dire, di adesione politica diretta al suo leader, effigiando Pericle medesimo tra i combattenti contro le Amazzoni, raffigurata questa scena dell'Amazzonomachia, anche sullo scudo di Atena. Quindi non soltanto nelle metope esterne, tanto è importante il richiamo a questa grande vittoria mitica degli ateniesi, da replicare anche sullo scudo. Sullo scudo di Atena, che non c'è, non lo si vede qui perché non c'è,
erano effigiati, tra l'altro, le scene dell'Amazzonomachia, e uno dei combattenti ateniesi che stanno sconfiggendo le Amazzoni, che combattono a cavallo comunque, ma gli ateniesi sono opliti, ha la faccia di Pericle. Cioè, Pericle viene raffigurato, inserito, incastonato, diciamo, in questa raffinata opera artistica che è lo scudo, la scena in particolare dell'Amazzonomachia. Aggiunge Plutarco che, noi non possiamo verificarlo, però è una notizia della quale tener conto, che probabilmente accanto a questo combattente Pericle, sullo scudo di Atena, figurava anche un vecchio signore che offriva a Pericle del materiale da costruzione, diciamo dei mattoni, e questo era Fidia medesimo, cioè aveva raffigurato anche se stesso, non soltanto Pericle. E in pietà, l'accusa che si scatena a questo punto contro Fidia, e siamo al 432, cioè al termine di questa lunga storia della costruzione del Partenone cominciata nel 447, l'accusa di empietà a Sebeia è micidiale, è un'accusa alla quale gli ateniesi bigotti, ancorché democratici, oppure democratici e bigotti al tempo stesso, sono molto sensibili. Aver raffigurato, è interessante che venga portato in tribunale lui, perché è responsabile di questa raffigurazione, per aver raffigurato se stesso, non per aver messo anche Pericle. Poi l'identificazione di queste figure poteva anche essere problematica, forse Fidia era più riconoscibile. A Sebeia, l'accusa di empietà è un'accusa alla quale è difficile resistere. Perché è importante sottolinearlo e indicare il carattere irresistibile di questo attacco? Perché contemporaneamente, negli stessi mesi, dice la nostra fonte, l'analoga accusa di empietà viene rivolta ad un personaggio della cerchia di Pericle. Fidia lo era, ma lo era anche Anassagora. Anassagora non è un ateniese, viene da una città alleata. Chi è che lo attacca? Lo attacca un certo Diopite, che era di mestiere un indovino, quindi un mestiere un po' opinabile, ma molto popolare. Diopite lo attacca in maniera indiretta ma micidiale, cioè presenta una proposta di decreto per cui sono empi tutti coloro che discutono sull'esistenza o meno degli dei e che si occupano di fisica, della forma della terra, che sono esattamente le tematiche di Anassagora. Anassagora viene aiutato a fuggire e quindi questo decreto di Diopite rimane inoperoso, inoperante rispetto a lui, ma contemporaneamente viene attaccata per immoralità Aspasia. Quindi ci sono tre processi contemporaneamente, uno che non si attua per la fuga dell'imputato, del presumibile imputato, cioè Anassagora, uno contro Aspasia, e l'accusa contro Aspasia è la solita accusa che viene poi rivolta allo stesso Fidia da altre fonti, da altri ambienti, di procurare donne per il piacere di Pericle. Anche questo ovviamente non verificabile. In questo caso il promotore è un comico, un attore comico, Ermippo. Pericle difende Aspasia in tribunale, direttamente, e le fonti che ne parlano dicono si umiliò fino a mettersi a piangere. Ad ogni modo Aspasia se la cava, ma Fidia no. L'accusa contro Fidia di empietà si conclude con una condanna e lui viene ristretto, viene arrestato. Siamo al 432, 32-31, gli anni ateniesi vanno da giugno a giugno. Muore. La notizia data dalle fonti con qualche
perplessità e muore in carcere perché viene avvelenato. La tradizione in proposito è un po' complicata perché probabilmente c'è un patriottismo ateniese che anticipa questo episodio a qualche anno prima, poi si inventa che lui scappa dal carcere, va nel Peloponneso, è lì che fa costruire la grande statua di Zeus, però viene imprigionato nel Peloponneso e muore avvelenato nel Peloponneso. In realtà, a parte che evidentemente deve essere morto non di sua volontà, ma è un'operazione patriottica, cioè la liquidazione fisica e l'umiliazione politica di questo grande artigiano, artefice di opere di questo tipo, viene tolta, diciamo, non è a carico di Atene, viene rifilata ad un altro ambiente. Sostanzialmente possiamo dire che la fine di Fidia, non salvato da Pericle, che non ce la fa a salvarlo, è a ridosso dello scoppio della guerra del 431. Su questo si innesta una nuova presentazione dei fatti che noi conosciamo addirittura da una fonte contemporanea, o quasi, cioè Aristofane, Pace, la commedia intitolata Pace e Irene, che è del 421 ed è, diciamo, composta per esultare dinanzi alla conclusione di una pace tra Sparta e Atene dopo 10 anni di guerra, appunto nel 421, la cosiddetta pace di Nicea. Come ho detto prima, Aristofane continua la battaglia contro Pericle, morto ormai da tempo. Quando mette in scena la pace, Pericle è morto da quasi 10 anni. Negli Acarnesi, 425, è morto da 5 anni e qualcosa. In entrambe queste commedie Pericle è additato come il guerrafondaio che ha fatto scoppiare una guerra assurda per motivi personali. Negli Acarnesi, molto, quasi una pochade, rapimenti di donne, Aspasia allevava 2 prostitute, queste vengono rapite, allora per ripicca Pericle fa scoppiare la guerra col decreto contro la città di Megara, Megara aveva rapito queste 2 donne. Invece nella pace, molto più interessante se vogliamo, perché rispecchia una tradizione che Plutarco prende molto sul serio, Pericle, dinanzi al disastro della condanna del suo ministro dei lavori pubblici, diciamo così, cioè di Fidia, che lui non ha potuto salvare, che comunque ha sempre addosso la nomea di uomo corrotto, che ha rubato, cosa che si era dimostrata non vera, però l'accusa continuava a serpeggiare, non riuscendo, messo nei guai, dice Aristofane, per le vicende di Fidia, ha provocato la guerra e quindi ha fatto varare il famoso decreto che bloccava i commerci della città di Megara, creando il casus belli con la Lega Peloponnesiaca, in particolare Corinto e Sparta. Quindi Pericle ha fatto, dice Aristofane, in una commedia che inneggia ormai alla pace del 421, che parrebbe essere la conclusione della guerra voluta da Pericle, in questa commedia lui ancora torna sul tema colpa di Pericle nello scoppio della guerra, e lo scoppio della guerra, di una guerra che è stata fatale poi per l'impero e per la stessa città di Atene, guerra che è stata provocata per venir fuori dall'impaccio della rovina personale di Fidia e quindi indirettamente di Pericle medesimo. Una forma di distrazione del pubblico con un evento drammatico come lo scoppio di una guerra rispetto a vicende interne ormai non più sostenibili. Questa è l'immagine sulla quale Aristofane ovviamente imbastisce una serie di aggressioni sarcastiche contro un personaggio, ripeto, scomparso ormai da 10 anni. Questo a significare la durevolezza della figura del mito di Pericle anche nella politica ateniese molti anni dopo la sua morte. Ma il tema in realtà era divisivo, come si usa dire, perché per esempio una fonte sicuramente altrettanto
importante perché contemporanea, coeva dei fatti, come è Tucidide, quando affronta la questione delicatissima perché Pericle ha rifiutato l'ultimatum spartano e quindi ha portato la città rapidamente alla guerra, escogita o formula una sua teoria in proposito molto interessante, che cioè la guerra era inevitabile perché in un'area geopolitica non possono coesistere due grandi potenze, alla fine, sia pure attraverso conflitti locali, giungono allo scontro. Quindi con questa celeberrima teoria della guerra inevitabile, Tucidide cancella la versione malevola: Pericle ha fatto scoppiare la guerra per motivi personalistici. Noi non siamo in grado naturalmente di dare risposte definitive dinanzi a questioni remote nel tempo e per le quali ci mancano moltissimi elementi, ma è evidente che la spiegazione tucididea ha molte ragioni per essere presa sul serio, e l'altra ha tutta l'aria di essere una delle tante forme di contrattacco oligarchico contro Pericle sul tema: ci hai portato in guerra per tuoi problemi. Un ultimo pensiero, però, prima di congedarci dal Partenone nell'antichità, diciamo così, riguarda la gestione della cella, dentro la quale c'è quella statua che abbiamo ora sott'occhio. Ancora una volta è la commedia che ci aiuta. Una commedia notissima, devo dire, mille volte rappresentata, che sollecita magari la curiosità dei professori, che sono sempre un po' maliziosi. Lisistrata, no? Lisistrata, il famoso sciopero sessuale delle donne per imporre la pace con Sparta, perché la guerra è ricominciata, siamo nel 411, alle spalle c'è il disastro in Sicilia voluto da Alcibiade. Cosa accade sulla scena? E questo riguarda direttamente il Partenone. La congiura femminile ha come obiettivo, quale che sia lo strumento adoperato, di imporre la pace, di imporre la fine del conflitto, cosa che la fazione oligarchica e filospartana chiedeva da sempre invano, no? Non ci dimentichiamo Cimone, amico degli Spartani, col figlio Lacedaimonios. Bloccano l'ingresso dell'Acropoli, si impadroniscono dell'Acropoli, impediscono l'accesso all'Acropoli anche dei magistrati straordinari nominati dopo la sconfitta in Sicilia, i famosi probuli, e soprattutto si industriano di impedire l'accesso alla cella del Partenone. Quindi bloccano a terra l'ingresso dell'Acropoli, ma impediscono l'uso del denaro, per cui il magistrato che affronta Lisistrata nella commedia la attacca su quel punto: come vi permettete di sequestrare il denaro dello Stato? Perché? Perché siamo a ridosso di quella sconfitta terribile in Sicilia e lì dentro, nella cella del Partenone, ci sono i 1000 talenti che non si devono toccare e che però ormai il governo ateniese, per proseguire la guerra, sarà costretto a intaccare. Lisistrata e le sue compagne vogliono impedire questo. Nella commedia hanno partita vinta, nella realtà naturalmente no, perché la guerra andrà avanti fino al disastro del 404. Ora, questo luogo, del quale abbiamo variamente discorso raccontandone la funzione, è un luogo propagandistico, è un luogo che simboleggia non soltanto la città e la dea che difende la città, ma che a questo punto, dal momento in cui c'è il tesoro della Lega, rappresenta anche il dominio di Atene sull'impero. Quindi è un luogo finanziario, è un luogo politico, non è un luogo di culto. Però lo diventa. Lo diventa nel tempo. Abbiamo poco tempo davanti, però vorrei, nella parte conclusiva di questo mio racconto, far cenno alle vicende successive, sulla scala dei secoli naturalmente.
un capopopolo di cui abbiamo notizie molto negative, come spesso succede ai leader popolari, si chiamava Lacare, siamo nel III secolo avanti Cristo, quindi molto dopo i fatti di cui siamo occupati. Da una fonte molto seria come Pausania viene accusato di avere, per motivi militari, preso e utilizzato l'oro che stava intorno alla Partenos. Quindi qui siamo nel primo quarto del III secolo avanti Cristo e c'è un capo popolare che fa quello che era stato addebitato a Fidia, no? Di essersi preso un pochino dell'oro della dea. Addirittura in questa notizia che abbiamo, Lacare, si chiamava così questo tale, ha fatto man bassa dell'oro che sta addosso alla statua per utilizzarlo per motivi che sono di carattere militare essenzialmente. Nel seguito del tempo noi sappiamo per esempio che un imperatore filelleno, adoratore del mondo greco, della cultura greca, della filosofia greca, in tempi ormai di predominio cristiano, e cioè Giuliano, l'imperatore Giuliano, nelle sue lettere private, di cui abbiamo una grande raccolta, ma anche nell'appello che fa agli ateniesi quando prende il potere, si ricorda di Atena che sta dentro la cella del Partenone, quindi continua per un uomo che ha regnato dal 361 al 300, a metà proprio del IV secolo d.C., continua ad essere la figura mitica che rappresenta la religione antica, la religione non cristiana, la grandezza di Atene. Ma questo dura poco. Un grande pensatore misconosciuto, che ha la sventura di non essere stato cristiano, cioè Proclo, uno dei maestri della scuola di Atene, in pieno V secolo, lui era nato nel 412 e morto più o meno nel 485, racconta, o meglio raccontò al suo biografo, il suo biografo racconta a noi, questo biografo si chiamava Marino, che intorno alla metà del secolo, quando ormai la partita è persa per i difensori della cultura antica e i cristiani hanno stravinto, ad Alessandria è stato distrutto il Serapeo, il grande tempio di Serapide, su iniziativa del vescovo di Alessandria, le cui mani, diceva Gibbon, grondano di sangue di oro, Teofilo, che si chiama questo vescovo. Questo è accaduto decenni prima, a metà del V succede qualche cosa per cui Proclo narra al suo biografo, il biografo a noi racconta, che ha un sogno, ha avuto un sogno nel quale sogno Atena, la cui statua è stata portata via dal Partenone, gli è apparsa per dire: chiedo ospitalità a te nella tua casa, cioè nella scuola filosofica da lui diretta. È un tassello di informazione piuttosto interessante, non tanto per la traduzione onirica della vicenda, quanto perché ci testimonia che a metà del V ormai questa statua, che continuate a vedere sullo schermo, non è più al suo posto. Dove è finita? È probabile che a un certo momento sia stata portata a Costantinopoli nei propilei davanti al Senato di Costantinopoli, quindi come uno degli ornamenti della sede del Senato di Costantinopoli. Ma l'altra data decisiva, la data che segna il trapasso di questo luogo economico-politico a luogo di culto, è dopo che Giustiniano chiude nel 529 la scuola di Atene, cioè la scuola neoplatonica, che continuava la tradizione antica, e mette fuori legge i non cristiani. E a quel punto questa singolare struttura diventa la chiesa cristiana della Agia Sofia, di Santa Sofia, e diventa luogo di culto cristiano per molto tempo, fino a che, e come vedete stiamo cavalcando nei millenni, con la fine dell'Impero d'Oriente,
cade in mano musulmana. C'è una fonte molto tardiva, un singolare viaggiatore turco, Celibe, il quale testimone, ha viaggiato moltissimo, ha raccontato l'Egitto, la Grecia, i Balcani, grande viaggiatore, grande fantasia naturalmente, però indispensabile per noi altri che abbiamo bisogno di fonti, si inventa qualcosa di efficace dal suo punto di vista. La cupola, lui scrive in questo libro, il decimo libro di quest'opera enorme sui suoi viaggi, la cupola del Partenone, che non è mai esistita, perché come vedete dall'immagine non è un edificio che può avere una cupola, la cupola del Partenone è crollata, anzi è esplosa, la notte in cui è nato Maometto, la cui efficacia, devo dire, è ammirevole, addirittura in fasce, prima ancora di essere se stesso. E questa aneddotica si può datare con precisione perché l'opera di questo signore è del XVII secolo, ma lui nel 1667 ha visitato Atene, quindi siamo ormai in un'epoca relativamente a noi vicina. Qual è l'epilogo che spiega come mai noi abbiamo continuato a vedere queste immagini? Io vi ho parlato di metope, di fregio, eccetera, senza che se ne veda l'ombra. Perché chi le vuol vedere deve andare a Londra, deve andare nel British Museum, dove sono state portate da un personaggio notissimo, Lord Elgin, il quale tra il 1801 e il 1803 ha attuato questa, che giustamente viene definita rapina. Perché? La vicenda la racconterò in tre minuti per chiudere. La vicenda si spiega bene se si ha sott'occhio il conflitto politico-militare in Europa tra la Francia, ormai non più rivoluzionaria ma quasi bonapartista, e la Gran Bretagna. Entrambe queste potenze, che sono in guerra continua dal 1793 in avanti, con paci brevissime, si contendono l'amicizia dell'Impero Ottomano. E i francesi hanno anche loro buoni rapporti con la Porta, come si chiama, no? Il governo dell'Impero Ottomano, buoni rapporti che consentono anche di portarsi via opere d'arte se necessario. Qual è il momento di svolta? Bonaparte, marzo 1798, con una grande armata, parte dal porto di Tolone, elude la flotta inglese e sbarca in Egitto. Vittoria alla battaglia delle piramidi, colpo durissimo all'impero ottomano. L'Inghilterra immediatamente ne approfitta per stabilire con l'impero ottomano un rapporto di amicizia per scalzare i rapporti storici che remontavano a secoli prima tra la Francia e l'impero ottomano. E come sappiamo l'impresa bonapartista finisce male, perché lui è riuscito a eludere la flotta inglese, ha occupato Malta ed è approdato lì? Perché tutti si aspettavano che attaccasse l'Inghilterra, quindi le difese inglesi erano sulla manica e lui ha attraversato il Mediterraneo e ha fatto questo. L'alleanza che si stabilisce tra il regno, l'impero ottomano e la Gran Bretagna passa anche attraverso un personaggio, Lord Elgin, che è un diplomatico accreditato al quale il sultano concede di portarsi via opere d'arte di vario tipo, in particolare tutto ciò che è trasportabile dal Partenone. E tutto ciò che è trasportabile sono le metope, il fregio. La follia di questa operazione è consistita nel fatto che erano molto pesanti, allora sono state scalpellate di dietro, quindi danneggiate in modo irreparabile, e portate e collocate, secondo un ordine che dovrebbe rispecchiare l'ordine originario, in questo importantissimo museo di Londra. La vicenda, come forse è ben noto, non finisce qui. Quando Melina Mercuri,
grande attrice, ministro della cultura nei governi socialisti greci, chiede la restituzione dei marmi del Partenone, la risposta britannica è: stanno meglio dove sono. Grazie. Accendiamo le luci. Abbiamo, grazie a Luciano Canfora, abbiamo giusto 2-3 minuti per qualche veloce domanda, se ce n'è. È una mano alzata quella che facevano i saluto laggiù? O è un saluto? Era un saluto. C'è invece una mano per una domanda? Dove? Destra. Non vedo. Ah sì, il signore in piedi. Potete raggiungerlo col microfono? Grazie. Leggendo appunto, se ben mi ricordo, l'epitafio che lei ha citato di Tucidide a proposito del discorso di Pericle, uno rimane impressionato dal fatto che proprio all'inizio ci sono delle espressioni che possono ricordare i primi articoli della Costituzione italiana, cioè che, almeno se ricordo, tutti i cittadini ateniesi sono uguali di fronte alla legge e che le questioni che si sollevano tra cittadini vengono risolte in Atene sulla base del diritto e non sulla base del censo, cioè dell'appartenenza alla classe sociale. Queste idee forse sono interpretate oggi con un'ottica moderna, troppo moderna, però sollevano anche un po' una contraddizione rispetto a quella che è la parola democrazia usata storicamente nel riportare quella che era la politica ateniese. Rispetto all'altro aspetto che lei ha ricordato, che proprio è l'imperialismo con cui la politica ateniese si rivolgeva verso i propri alleati. Nella costruzione del Partenone, Pericle ha fatto uso del denaro che era, appunto, come lei ci ha ricordato, faceva parte di una lega delica che era stata creata in opposizione alle guerre persiane. Abbiamo poco tempo, basta così. Grazie. Sì, ora il nucleo mi pare di questa osservazione, che mi apprezzo, è democrazia imperialistica, no? Questo non è una novità. Conosciamo esempi della storia a noi più vicina di grandi stati che si reggono con principi di tipo democratico al proprio interno, talora anche molto seriamente praticati, e che però esercitano un dominio più o meno esplicito di tipo imperiale nell'Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale, con veri e propri imperi, e dopo in altre forme. Quindi, la convivenza tra un regime politico di tipo democratico e la pratica imperiale di sfruttamento di altri, potremmo dire, ha un incunabolo in questo antecedente ateniese. Però vorrei soggiungere che, per quel che riguarda la complicatissima definizione che Tucidide fa pronunciare a Pericle,
quando gli deve descrivere il sistema politico ateniese, in quella complicatissima mescolanza di toni, è vero che si dice nelle controversie private siamo tutti uguali davanti alla legge, poi dice nella lotta politica, nella vita pubblica, conta chi ha idee migliori, e comunque il termine democrazia è un termine di comodo che non rende il contenuto di queste due definizioni. Quindi è Tucidide Pericleo o Pericle Tucidideo che ci fa, che attrae la nostra attenzione sul fatto che democrazia nel linguaggio politico greco è un termine violento, è un termine che indica un kratos, una forza, una dominanza di una parte della comunità, cioè del demo. Ecco perché stride con la realtà concreta l'affermazione in tribunale siamo tutti uguali. Lui sa benissimo che nei tribunali ateniesi non è così, ma se vogliamo potremmo dire che c'è un altro punto dell'epitafio ancora più sconcertante per noi, philosophoumen, noi pratichiamo la filosofia con semplicità, ed è il politico che ha dovuto salvare Anassagora. C'è un'altra domanda? Qua, velocemente, se riuscite a farle rapidamente. Prego. Professore, suppongo che direbbe che dobbiamo ridare i marmi che Lord Elgin ha rubato. Sì, sì, condivido questa impostazione. L'altra domanda rapidamente. Brevemente, sentendo la politica da lei illustrata di Pericle relativa alle opere sociali, assistenza, redistribuzione per andare incontro, sostenere il reddito delle classi più basse, insomma, mi chiedevo, ma Keynes si è letto qualche cosa su Pericle per poi elaborare la sua teoria? Beh, non lo escludo, perché aveva buoni studi e il greco nelle scuole britanniche era molto presente, quindi... Bene, grazie a Luciano Canfora, grazie. Ci vediamo il 15 dicembre con Andrea Giardina. Grazie ancora.